Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia da Biagio e Devisa. Siamo in diretta da Milano, più precisamente dalla Microsoft House, dove c'è l'evento Surface e dove abbiamo potuto toccare con mano il nuovissimo Surface Laptop e l'aggiornamento di Surface Pro. Surface Laptop è il primo dispositivo di questa categoria che si unisce alla sempre più ampia famiglia di Microsoft Surface, andandosi a posizionare in una fascia di mercato in diretta concorrenza con il mercato. Riassumiamo brevemente le specifiche tecniche. Dimensioni: lungo 308 mm, largo 223 e spesso 14 mm. Peso 1,252 kg. Display 13,5 pollici con risoluzione 2556x1504 in formato 3/2, dotato della tecnologia Pixel 7, con supporto alla penna e protetto dalla tecnologia Gorilla Glass 3. Processore Intercore i5 i7 di settima generazione, RAM 4, 8 o 16 GB. Memoria 128, 256, 512 GB di SSD. Scheda video integrata Intel oppure la grafica Intel Iris Plus. Porte USB 3.0 AUX Mini Display Port. Connettività: processione di rete wireless Wi-Fi e Bluetooth 4.0 a basso consumo. Autoparlanti con Dolby Audio Premium integrati nella tastiera. Sicurezza: protezione di livello aziendale tramite accesso con riconoscimento del volto di Windows Hello. Batteria fino a 14,5 ore di autonomia. Design e colorazione: tastiera retroilluminata in Alcantara, corsa tasti di 1,5 mm e tasto e quattro colorazioni. Si tratta di uno dei primi dispositivi con a bordo Windows 10 S, la nuova edizione di Windows 10 orientata al settore educativo e didattico, in grado di eseguire solo app verificate e distribuite attraverso il Windows Store per favorire la sicurezza, la velocità e la facilità di uso. La cover tastiera in Alcantara è molto piacevole al tatto. La corsa dei tasti è eccellente. Il perfetto stile Surface. Bisognerà vedere nel tempo come si comporterà l'Alcantara. A prima vista è un materiale bello da vedere, ma molto pratico per l'uso di tutti i giorni. Surface Laptop è un portatile progettato con meticolosa cura per tutti i dettagli, ma non è esente da qualche problema. Lo schermo si vibra durante l'uso con la penna. Manca una porta USB Type-C che ormai è il futuro. Manca una porta HDMI, manca un lettore di SD. Di schede SD. È tutto per questa anteprima. Alla prossima. Un saluto da Elisa, Biagio e tutta la redazione di Windows Blog Italia.